tre gironi, un totale di 31 squadre e una regular season lunga complessivamente 270 partite. Si apre oggi dunque la nuova Serie A maschile, prima divisione nazionale, la massima serie dell'handball maschile. Sono 15 i campi coinvolti nella giornata di sabato per questo primo turno stagionale. Nel girone A, il girone dei campioni d'Italia del SSV Loacker Bozen si apre con il match che vede la squadra di Alessandro Fusina, fresca vincitrice della Supercoppa italiana, contro la Solar Plus Rovereto, nome storico della pallamano italiana che fa dunque il suo ritorno nella massima serie. Si gioca in campo proprio del Rovereto con il match che avrà inizio alle 18 e sarà diretto dai signori Alperan e Scevola. Esordio in trasferta anche per Force Brixen e Pressano rispettivamente sui campi di MT Group e Indata Meran. Tra Alto Atesini e Veneti la gara arbitrata dalla coppia Mosaner e Zancanella prenderà il via alle 18.30, mentre il derby di giornata comincerà alle 19 e sarà diretto dagli arbitri Iaconello. Il Palachiarbola sarà lo scenario di Trieste Cassano Magnago, sfida tra altri due sodalizi dalla grande tradizione nel panorama italiano. Il via alle 18.30 dirigono Di Domenico e Fornasier. Si gioca a mezzo corona la quinta sfida di giornata tra i locali del Metal Sider e l'Estense Ferrara, con fischio d'inizio dei signori Montagnera e Spina previsto alle 19. Nel girone B, il girone a 10 squadre, 5 gli incontri, a cominciare dagli esordi casalinghi di Ambra e Bologna, che ricevono la visita di Romagna e Castenaso. Le due sfide avranno inizio rispettivamente alle 19, arbitrano Zendali Riello, e alle 18 arbitri Romanello e Zappaterreno. Aprono la stagione lontane dalle mura amiche la Luciana Mosconi Dorica, che affronta la Farmigea a partire dalle 16 e sotto la direzione dei signori Visciani e Bussalacchi e il Carpi. La formazione emiliana affronta nel derby la nuova era a Casalgrande, con fischio d'inizio alle 20.30 e arbitraggio affidato alla coppia dei Negri Brunetta. Cingoli Sassari in programma alle 18, arbitri Boscia e Pietraforte, e il match che completa il quadro della prima giornata di Serie A maschile nel girone B. Nel girone C sono 11 le compagini, con il turno di riposo per il CUS Palermo in questo primo turno. I vice campioni d'Italia del Planet Win 365 con Versano aprono invece la stagione contro il CUS Chieti alla Pala San Giacomo, con l'invia alle 19 e arbitraggio della coppia Mastro Mattei Buonocore. Esordio casalingo alla Palestra Zizzi anche per la Junior Fasano. Sirsi e compagni ricevono la Sembat Fondi, si comincia alle 19, arbitrano Bassi e Scisci. E derby abruzzese fra Tecnoelettronica Teramo e Città Sant'Angelo, sotto la direzione dei signori Fato Guarino, a cominciare dalle 19. Sfide interne anche per Noci e Geoter Gaeta, rispettivamente alle 19 contro la Lazio, arbitri Vairo e Balzano, e alle 17 contro il Putignano, arbitri Cimini e Ciodola.